Samba Lovers contro Power Rangers, un grandissimo match in Serie C. Punteggio ancora bloccato sulla 0-0, Pafundi smista sulla destra, ancora Pafundi, triangolazione, la Monaco sventa tutto. Subito veloce questa gara, grandi azioni, grandi coinvolgimenti, tutto molto rapido. Avrà per De Rosa, De Rosa gioca per Pafundi, si cercano e si trovano con grandissima facilità i giocatori dei Samba Lovers. Ecco interdizione efficace di Perrella, Perrella scatta un uomo, se la allunga troppo la palla si infrange sul fondo. Sarà rimessa del portiere, portiere dei Samba Lovers, gioca sulla destra, porta palla, cerca un sinistro da fuori che non trova grande successo, palla tra le mani di Paoli, Paoli al rinvio, cerca Maresca ma la palla viene ancora bloccata, c'è De Rosa, De Rosa in posizione d'attacco, la Monaco cerca di togliere di palla ma De Rosa stesso si trascina, palla sul fondo, Paoli gioca vicino per Flores, Flores c'è l'interdizione del giocatore dei Samba Lovers, ancora la palla tra di loro, sbaglia l'aggancio, diventa l'azione dei Power Rangers con Maresca che trova un grandissimo tiro a giro da posizione molto lontana ma la palla va oltre i pali, ancora Perrella, Perrella porta palla, cerca un dribbling ma è buona la difesa di palla del difensore dei Samba Lovers, sarà ancora rimessa laterale, stiamo a quest'ultima azione per chiudere il collegamento, fa ripetere la battuta sulla linea, però falla entrare in campo così non è entrata proprio, ancora Maresca al punto di battuta, cerca Decimo, Decimo aggancia male, la palla va addirittura rimessa laterale, De Rosa la insegue. Allora sembra che la batte lui, sul punteggio di 0-0 chiudiamo qui il nostro collegamento. Siamo qui con Di Tommaso, il protagonista, uno dei tanti protagonisti assieme a tutta la squadra, i Samba Lovers, che hanno vinto una partita tostissima contro i Power Rangers, una formazione ostica ma comunque avete sfondato in tutti i sensi, soprattutto tu, quanti gol hai fatto oggi? Due però ricordiamo il primo gol che ha sbloccato l'incontro, un gol da fuori, ce lo vuoi raccontare? Bene. Niente, mi sono trovato nella posizione giusta per tirare, ho sentito che era il momento giusto. Così lo facciamo passare alla leggenda questo gol, sì, se lo facciamo in questo video. Vabbè, adesso altri tre punti per voi, sempre vicini alla testa della classifica, le altre squadre permettendo, che obiettivi avete per questo torneo? Noi vogliamo puntare in alto, certo, però ci rendiamo conto che non è facile, però se giochiamo così tutti quanti uniti insieme, messo ce la possiamo fare. Tengo che sto intervista, sta cadendo Sergio Fai, voglio. Sta cadendo Sergio Fai. Ciao, allora ringraziamo Samba